E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo su FIFA 17 nella modalità carriera allenatore con il nostro Hellas Verona. Oggi disputeremo l'ultima partita di girone contro il Deportivo. Siamo costretti a vincere per qualificarci, per racimolare 7.500.000, e non dimentichiamo che siamo a calciomercato aperto. Dobbiamo assolutamente acquistare due difensori, un'ala sinistra e un attaccante. Attualmente abbiamo fatto offerte, stiamo aspettando le risposte delle rispettive squadre, ma stavo pensando anche di vendere qualche giocatore. Dobbiamo assolutamente mettere in vendita Bianchetti. All'ultimo anno di contratto vuole andar via e prima che lo perdiamo a parametro zero, adesso lo aggiungiamo nella lista trasferimenti. Ma adesso ci facciamo l'ultima partita della fase a gironi di questo tour, costretti a vincere contro il Deportivo nonostante abbiamo giocato le prime due partite in modo spettacolare. Andiamo a vedere la formazione che scenderà in campo contro proprio la squadra spagnola. Abbiamo una squadra davvero troppo corta, siamo costretti ad acquistare davvero tanti giocatori con soli 5 milioni e sperar di riuscire a vendere Bianchetti. Comunque, giochiamo con le ali Suprajen, Highlander, Caracciolo, Vera, Sanchez, Pirlo e Zuculini, in attacco Gomez, Pazzini e Sligardi, i sostituti sono Bianchetti, Romulo e Torregrossa, non giocheranno Pisano, Greco, Valotti, Luppi, Mattiello e Viviani che è infortunato. Formazione del Deportivo che non ci fa vedere, andiamo. No vabbè, oh, e dai, che cacchio, si è infortunato Pirlo. Esce Pirlo, entra Romulo, senza parole, mamma mia. Attenzione, c'è una finta, il numero 40 la mette in mezzo, la palla rimane lì, la scodella e Zuculini toglie le castagne dal fuoco. Ancora Hellas Verona ci prova con Gomez. Il primo tiro dell'Hellas Verona con una grandissima parata del portiere, eh? 27esimo, non abbiamo più Pirlo e quindi ci proviamo lo il portiere del Deportivo si supera. Highlander per Caracciolo, Caracciolo per Zuculini, Zuculini cerca Sanchez, attenzione, il pallone è rimasto lì, tiro e là ancora la grande parata del portiere. No, no, non ci credo, si è infortunato pure Zuculini, si è infortunato pure Zuculini alla fine del primo tempo. Attualmente 0-0, ragazzi, incredibile, eh? Attualmente siamo qualificati perché l'Aston Villa sta pareggiando 1-1, ma secondo me fino alla fine la porta a casa, quindi dobbiamo assolutamente battere il Deportivo. Attenzione, attenzione, c'è la chiusura ancora, prova il che botta ha tirato! Mi ha infortunato pure Romulo, cioè è una cosa assurda. Ok Rodolfo, vai che ci arrivi, grande Rodolfo! Rodolfo, vede Pazzini, Pazzini, niente! Attenzione a Sanchez, Sanchez! Bravo, Sanchez cerca spazi, non ne trova. Poi la tocca a Romulo di fino per Zuculini, Zuculini vede Pazzini, Pazzini riesce a stoppare, salta l'avversario, Pazzini! No! 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 Non ci credo, con il piede, giusto giusto, con la punta. Calcio d'angolo, Sligardi, Sanchez ci ha provato, rigore. Calcio di rigore, fallo di mano. Ancora lui, pazzo, Pazzini. 1-0 signori, 1-0. E il pazzo vi spiezza in due, lui. 3 gol in questa tournée, capocannoniere attualmente. Alla faccia del giocatore vecchio che in Serie A non poteva segnare. Segna contro il Deportivo. Facciamo qualche sostituzione. Entra Bianchetti al posto di Caracciolo. Entra Torregrossa al posto di Pazzini. Mamma mia, c'è questo stop. Vai così. Mamma mia Torregrossa. Mamma mia Torregrossa, quasi rubava il pallone ancora Torregrossa, incredibilmente. Torregrossa si gira, la dà al centro, lo stop, il tiro, pallone fuori. Mamma mia Torregrossa, mi ha fatto una buona impressione. Ottimo, Suprajen prova a scattare, Suprajen se ne va sulla fascia, c'è spazio. Attenzione, Torregrossa chiede il pallone, il passaggio c'è, Torregrossa fa una finta, la riesce a servire a Sanchez. Sanchez! Mamma mia Torregrossa, quasi quasi lo faccio diventare il terzo attaccante di questa squadra. Mamma mia, Torregrossa fa dei movimenti assurdi, non ci posso credere. E Sanchez poi, mamma mia, spettacolo, 2-0 contro il Deportivo. E finisce ragazzi, arrivano i primi soldini, siamo qualificati.
Siamo qualificati e mi sa anche in prima posizione. Andiamo a vedere. Ci siamo qualificati in prima posizione. Meritata, meritata. Ok, in semifinale contro il Nantes, ragazzi, non so come si pronuncia, mentre il Deportivo contro il Mainz. E ci portiamo a casa il primo 1.300.000. Bene così. 3 mesi di stop per Pirlo. Vabbè, raga, oramai abbiamo tutti infortunati. Visto che me lo state chiedendo in tantissimi, attualmente Boaci non arriva ancora. Facciamo un'offerta anche a Graziano Pellè. Potremmo dover offrire una cifra tra 11 milioni e 400 a 12 milioni e 600. Abbiamo solo 5 milioni, come facciamo? L'unica cosa da fare è dare... Proviamo, Torre Grossa più 2 milioni, il massimo che posso fare. Ragazzi, è difficilissimo acquistare con soli 5 milioni. L'offerta che abbiamo fatto nella scorsa puntata per Boaci è stata rifiutata da Latina, che ci chiede 3 milioni e 800. Secondo me è troppo. Possiamo dare Torre Grossa più 2 milioni e 500. Dopo un'attenta analisi abbiamo deciso di cedere Simone, Andrea, Ganz in prestito alla sua squadra con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. E dopo Mattiello abbiamo anche Ganz. È ritornato per la vostra felicità. C'è un'offerta per Giampaolo Pazzini, ma l'anno scorso ha vinto la votazione, quindi quest'anno è immune alle vendite, quindi rifiutiamo. E vieta ulteriori offerte. Non si tocca Giampaolo Pazzini. Abbiamo esaminato la sua offerta per Graziano Pellè e purtroppo non possiamo procedere con la trattativa per il seguente motivo: non siamo interessati al giocatore inserito come contropartita e riteniamo che la somma è insufficiente. Vanno bene 3 milioni più Torre Grossa anche se non sei interessato? Ti gusta? Proviamo. Un mastino come Andrea Barzagli. Pensiamoci. Forse è uno dei pochi giocatori che possiamo acquistare a poco prezzo. Contattiamo la Juve, dai. Ci proviamo, lo so ragazzi, ma è l'unico giocatore che possiamo acquistare con quei pochi soldi che abbiamo. 900.000 euro. E vediamo se accettano per Barzagli. E adesso andiamo nella semifinale di questo tour svolto in Germania. Signori, questa è la formazione: le ali Mattiello, Highlander, Bianchetti, Pisano, Sanchez, Greco, Valotti, Luppi, Ganz che ritorna e Gomez. E Ganz deve far vedere che è un grande giocatore. Ha 2 anni di prestito e ci deve far ricredere. Se ci fa ricredere, lo riscatteremo. Andiamo in partita. Match iniziato, ragazzi. Per Sanchez. Sanchez vede movimenti. La riesce a passare. Attenzione a Valotti. Valotti si gira. Valotti il tiro. Palla deviata. Dai, voglio la finale. Voglio altri soldini. Attenzione, attenzione. Mamma mia. Sbaglia il tiro, meno male. Gomez per Mattiello, Mattiello subito per Sanchez. Sanchez per Valotti, Valotti fa una finta. Valotti ancora, palla al piede. Niente da fare, si chiude bene la squadra avversaria. C'è questo passaggio per Sanchez. Sanchez, palla fuori di poco. Una delle pochissime occasioni create dal Verona, ma proprio di questi primi 45 minuti. Rimessa laterale, adesso Gomez, Gomez, palla al piede, la riesce a toccare a Valotti, Valotti per Sanchez, Sanchez fa una finta, salta l'avversario, Sanchez! La colpisce male, peccato. Greco subito, grande passaggio, 1-2 con Greco, Greco si infila nell'area di rigore, la parata del portiere ad un passo dalla finale, signori. Non è finita qui l'azione, pallone in mezzo, forte, colpo di testa, la palla rimane lì, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, no, finisce il primo tempo, così, finisce il primo tempo. Partita super equilibrata, poche occasioni, tutte per l'Hellas Verona. Facciamo qualche sostituzione, entra Pazzini al posto di Ganz e Zuculini al posto di Valotti e Caracciolo al posto di Highlander. Palla deviata, la palla rimane lì, il tiro fuori, meno male. Mamma mia, ho paura signori, ho paura, spingete più che potete, no, che cos'era, bravissimo Pisano, ultima occasione, poi si andrà ai supplementari, attenzione Pisano, la mette in mezzo, oh mio Dio, finisce 0-0, davvero poche occasioni. Si andrà ai supplementari, anzi, direttamente ai calci di rigore. Ok, Pazzini è primo rigorista, tutto pronto. Pazzini, carica! La para il portiere. Adesso le ali la deve parare. Rincorsa lunghissima, il tiro centrale.
Sanchez. Gran gol. Dai, la deve parare le ali. E siamo 1-1. Gomez, il tiro. Benissimo. Le ali contro Thomasson, il tiro. Sempre centrale, peccato. Mattiello. E l'ha parata il portiere. Ah, la deve parare le ali contro Lima. E siamo ancora in corsa. Chi sbaglia esce, eh? Greco. E la para il portiere, mamma mia. E adesso le ali deve parare per forza. Contro Vizcarrondo. Prova il tiro, le ali. Mamma mia. Luppi. Ok. E adesso di nuovo le ali. Deve fare la quarta parata di oggi. Nicola Leali, attenzione. Cerca di distrarre l'avversario. Le ali. Signori, si va in finale. Che grande portiere. Ho puntato su di lui l'anno scorso e adesso fa vedere che è un grande portiere. Mamma mia, ha parato 4-5 rigori, non mi è mai successo. Grande Nicola Leali, guardate che parata. Ok, il Deportivo batte il Mainz 3-2, quindi la finale la giocheremo di nuovo contro il Deportivo. L'abbiamo già battuto, quindi abbiamo grandi possibilità di portare a casa la Coppa. Altri 3 milioni belli spalmati all'Hellas Verona per aver raggiunto la finale. E adesso dobbiamo portare a casa la Coppa e altri soldi. Offerta troppo bassa per Andrea Barzagli, chiedono 1.800.000. Io direi di offrire 1.200.000 e secondo me accetta la Juve. Avanziamo l'offerta, abbiamo ancora 7 milioni. Signori, il Latina accetta l'offerta di 2.500.000 più Ernesto Torregrossa per Boaci, un giocatore molto bravo di testa ma anche molto veloce. Quindi andiamo a offrire il contratto, chiede pure poco. Stipendio settimanale 3.600 euro, 3 anni di contratto, giocatore importante. E avanziamo l'offerta. Signori, sta per arrivare un nuovo attaccante. Ragazzi, che dire, io penso di concludere qui questa puntata. Mi raccomando, cercate di supportare la serie con tanti bei pollicioni in su. Nella prossima forse alzeremo la coppa, forse arriverà Barzagli, forse arriverà Boaci e abbiamo ancora tantissimi soldi. Se poi vinciamo la tournée, ancora altri soldi. Quindi ragazzi, io vi do un abbraccione. Domani vedrete una nuova scoppiettante puntata, affronteremo il Deportivo, ma dopo ci sarà tantissimo calciomercato fino ad arrivare nella partita di Coppa Italia, i sedicesimi contro la Ternana. Ciao a tutti! Ok, dai che ci cura. Abbiamo rubato all'ospedale e adesso ci stanno aiutando. Ok. Oh! Oh!